Iniziamo con l'oggetto numero 4, adeguamento del regolamento regionale 7 novembre 2012, numero 16, disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento dei servizi socioassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti. Interroga la consigliere Puletti. Prego, consigliere. Grazie, grazie vicepresidente. Questa mia interrogazione nasce a seguito di diverse interlocuzioni che ho avuto con i delegati delle residenze sanitarie servite dell'Alto Tevere, i quali, anche con degli incontri fatti con l'assessore Coletto e anche con il direttore generale Nardella, hanno chiesto l'adeguamento del regolamento regionale del novembre del 2012 riguardo la disciplina in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi socioassistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone anziane autosufficienti. Qual è la situazione? La situazione, l'assessore la conosce molto, molto bene, è che durante il periodo del Covid, dopo la crisi pandemica degli anni scorsi, si sono palesate all'interno di queste residenze alcune problematiche relegate alla contingenza dell'emergenza quotidiana, e queste riguardano principalmente le liste d'attesa per l'ottenimento di un'assistenza sanitaria continuativa di carattere infermieristico da dedicare ad agenti che progressivamente abbandonano lo stato dell'autosufficienza per entrare in quello della non autosufficienza. Cosa è accaduto? Prevalentemente in Alto Tevere, dove il numero delle residenze sanitarie servite è sicuramente più alto rispetto a quello degli altri territori, e che a seguito di controlli ispettivi da parte delle autorità preposte alla vigilanza sanitaria, svoltesi all'interno di queste residenze, sarebbe stata riscontrata la presenza di oltre 180 giorni di soggetti degenti a cui era stata certificata l'attestazione di non autosufficienza, con la conseguente elevazione di importanti sanzioni di carattere amministrativo per chiaramente queste residenze. È apparso quindi fin da subito, assessore, evidente come la garanzia di una continuità assistenziale per coloro che vivono la realtà delle residenze sanitarie servite possa essere attraverso l'apertura di un confronto serrato tra soggetti interessati, che conduca auspicabilmente all'adeguamento del regolamento regionale 16 del 2012, alla luce altresì delle recenti modifiche normative che con la legge delega numero 33 anche l'esecutivo nazionale ha introdotto. Attraverso gli incontri che prima sollecitavo e che prima ho citato, assessore, si è giunti quindi alla necessità, anche subito dopo l'intervento che lei ha fatto con i nostri delegati dell'Alto Tevere, di capire come l'assessorato intenda agire sull'adeguamento di questa tipologia di regolamento. Quindi, attraverso l'interrogazione che è sottoscritta anche dal collega Castellari, chiedo a lei di conoscere le modalità, i tempi, le azioni che intende attivare per l'adeguamento del regolamento regionale del novembre 2012, disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento di servizi assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale per le persone non autosufficienti. E per le persone chiaramente autosufficienti, con una particolare attenzione a quello che è l'articolo 8,5 di tale regolamento, che riguarda proprio la durata, sicuramente troppo restrittiva per la degenza dei pazienti diventati da autosufficienti a non autosufficienti all'interno di queste residenze sanitarie servite. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie, grazie presidente. Per quanto attiene alle modifiche del regolamento regionale numero 16 del 2012, si conviene che lo stesso debba essere attualizzato nei contenuti, anche alla luce della nuova normativa nazionale, della legge 23 marzo del 2023, numero 33, deleghe dal governo in materia di politiche a favore delle persone anziane. A tal riguardo si informa che i servizi regionali competenti sono attualmente impegnati ai tavoli di coordinamento tecnico nazionale, Commissione Politiche Sociali e la Commissione Salute, al fine di fornire contributi, osservazioni o richieste di modifica dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della deroga di quegli articoli 3, 4, 5 della predetta norma, che entro l'inizio di marzo sarà approvata in via definitiva.
Per quanto riguarda i tempi utili a portare le modifiche del regolamento regionale 16 del 2012, si rimette ai tempi delle modifiche dell'articolo 23 del nuovo regolamento della Giunta regionale, approvato con DGR 1324 del 31-12-2020, oltre ai tempi delle modalità in capo al regolamento dell'Assemblea legislativa. Quindi io credo che nel giro di un paio di mesi dovremmo riuscire a sistemare questa situazione che diventa sempre più grave. Per quanto riguarda la progressiva riduzione nel corso dell'ultimo periodo di presidi, attrezzature e protesi garantite mediante il Servizio Sanitario Nazionale agli ospiti delle residenze servite, se la fornitura di attrezzatura protesica riguarda le forniture LEA, queste devono essere garantite dal Servizio Sanitario Regionale. I servizi regionali non sono venuti a conoscenza della problematica che cercheremo in breve tempo di approfondire ulteriormente e disciplinare. Per quanto riguarda il trasferimento in idonea struttura delle persone che, pur avendo fatto ingresso nella struttura servita in condizioni di autosufficienza, divengono non autosufficienti, si evidenzia che la problematica è stata ampiamente rappresentata anche da alcuni rappresentanti appunto delle residenze regionali in occasione di un recente incontro con il servizio regionale competente. Si rappresenta che la Giunta regionale già nel 2015 con il regolamento regionale 1 è intervenuta in accoglimento delle istanze pervenute, modificando in senso estensivo l'articolo 8 del regolamento regionale 16/12, concedendo un incremento del limite di tempo di permanenza dai 90 giorni previsti ai 180 giorni previsti di permanenza fino a un nuovo collocamento. Nel contempo è stata prevista una maggiore attività assistenziale in favore delle persone nella nuova condizione di non autosufficienza, garantendo alle stesse maggior tutela in attesa del trasferimento in idonea struttura. Si rinnova l'impegno della Regione ad incentivare il convenzionamento tra ASL e strutture presenti sul territorio, attività appunto in capo alle ASL, così come previsto dall'articolo 8 quinquies della legge nazionale 502/92. Consapevoli della necessità di incrementare il numero di posti letto per anziani non autosufficienti, così come evidenziato nel piano strategico triennale dei fabbisogni di esistenza territoriale extraospedaliera per anziani non autosufficienti, di cui la DGR 1068 del 2023. Abbiamo appunto fatto il piano strategico dei fabbisogni e abbiamo verificato che mancano più di 1000 posti letto di RSA. Ci stiamo attivando per dare la possibilità di incrementare questi posti letto per evitare queste spiacevoli situazioni che sono legate evidentemente a una mancata programmazione. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Puletti per la replica. Io ringrazio l'Assessore perché quanto avvenuto qualche settimana fa assieme alle delegazioni delle residenze servite dell'Alto Tevere ha continuato nel suo percorso e dalle parole dell'Assessore sta prendendo contezza e concretezza di un problema che sicuramente non abbiamo creato noi ma che abbiamo ereditato a causa di una sicuramente mancata programmazione e visione politica. Quindi bene la risoluzione su quelli che sono le liste di attesa e i posti sicuramente non sufficienti all'interno delle residenze protette. Io qui, Assessore, se vuole dopo gliela consegno, ho una lettera da parte delle associazioni, dei delegati delle residenze sanitarie servite, dove appunto si fa sicuramente riferimento all'incontro positivo e propositivo che abbiamo avuto con lei, ma allo stesso tempo si focalizza anche la necessità di intervenire su quello che è il tema circoscritto dei 180 giorni, perché sta diventando comunque limitativo sia per loro, perché chiaramente si trovano diciamo così fuori legge, ma allo stesso tempo non c'è la possibilità di poter diciamo trasferire i pazienti che sono diventati da autosufficienti a non autosufficienti. Quindi l'invito è sicuramente di andare avanti su questo percorso, di andare a regolamentare appunto il regolamento che è oggetto di questa interrogazione, ma allo stesso tempo se è possibile intervenire quanto prima all'interno dell'articolo 8 del comma 5 del suddetto regolamento, perché comunque è una necessità impellente. Tutto qua. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 5, spesa sostenuta per contratti di lavoro autonomo per medici e infermieri,
nelle aziende sanitarie umbre. Chiarimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Luca. Grazie Presidente, ma Assessore, ogni promessa è debito e come avevamo preannunciato, ecco la terza interrogazione consecutiva per poter avere contezza di queste informazioni e dati che sono di preminente interesse per la nostra Regione, per poter comprendere come funziona la nostra sanità e per poter fare anche un'operazione di trasparenza nei confronti dei cittadini che hanno tutto il diritto di sapere come vengono gestite le risorse della nostra sanità. Quindi in data 26 gennaio 2024 è stata diffusa una nota da parte delle aziende sanitarie delle regioni in cui veniva ribadito per l'ennesima volta che le stesse non hanno mai fatto ricorso alla contrattualizzazione con cooperative per acquisire professionisti cosiddetti medici gettonisti. Questa è un'interpretazione del tutto arbitraria in quanto noi non abbiamo mai chiesto dati riferiti ovviamente alle cooperative nella fattispecie, ma abbiamo richiesto dati diciamo in maniera allargata a tutte quelle che sostanzialmente erano contratti di lavoro autonomo o posizioni diciamo non inserite all'interno della pianta organica, chiamiamola in questa maniera, delle nostre aziende sanitarie e ospedaliere. Quindi in data 6 febbraio lei Assessore ha ribadito, leggendo testualmente, che la Regione Umbria non fa ricorso a medici a gettone, quando è stato necessario le ASL delle aziende ospedaliere sono ricorse previo avvisi pubblici all'uso di medici liberi professionisti che sono altra cosa, quindi noi intendevamo anche questi, quindi è pienamente chiaro e ripeto la definizione di gettonista che è stata fatta da queste direzioni è totalmente arbitraria. Il costo del ricorso all'esternalizzazione del personale sanitario, sia che venga definito con ricorso a medici a gettoni o contratti di lavoro autonomo o da fornitori privati, verrebbe comunque imputato alla voce beni e servizi nel bilancio delle aziende sanitarie anziché a quella del personale, sottoposta negli ultimi decenni a un rigido tetto di spesa. Considerato che sono stati recentemente diffusi per l'ennesima volta ulteriori dati elaborati dalla Federazione Sindacale Cimo Fesmed sul conto annuale 2021 relativi ai conti economici delle aziende del Sistema Sanitario Nazionale, in cui l'Umbria sarebbe passata da 1,98 milioni spesi nel 2019 per medici e infermieri in affitto ed è arrivata a spendere 5,69 milioni di euro nel 2021, un significativo balzo di spesa del più 287% rispetto alla media nazionale del 66%, che il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 numero 165 dichiara che per specifiche esigenze su cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità, tra cui il fatto che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, che nella relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione Umbria viene specificato come nel corso dell'anno 2022 l'azienda ASL Umbria 1 avrebbe attivato un numero 25 contratti di lavoro autonomo per professionisti medici, mentre l'azienda ASL Umbria 2 nella data del 1 gennaio 2022 risultavano addirittura presenti 112 incarichi esterni. Per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Perugia, per l'anno 2022 è stata riferita l'attivazione di un unico incarico esterno, mentre per quanto riguarda l'azienda ospedaliera di Terni è stato riferito che nel corso del 2022 erano attivi numero 5 incarichi esterni.
Il tutto per una spesa complessiva che sfiora i 3,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla spesa di 6,95 milioni del 2021, che aveva risentito degli effetti collegati ovviamente all'emergenza epidemiologica. Abbiamo anche allegato una tabellina con la, rispettivamente le spese. Concludo, Presidente. Interrogando, quindi si interroga la Giunta per sapere a quanto ammonti la spesa in merito a contratti di lavoro autonomo per professionisti medici e personale infermieristico nelle aziende sanitarie ospedaliere umbre relativamente agli anni dal 2018 al 2023, specificando quanti sono i contratti attivi alla data del 1 gennaio 2024 per ogni azienda sanitaria e azienda ospedaliera della Regione. Se non sarà sufficiente, ovviamente continueremo ad andare avanti con ulteriori domande. Prego, Assessore Coletto. Grazie, Consigliere. Grazie, Presidente. Con riferimento appunto alla richiesta circa l'ammontare della spesa sostenuta dalle aziende del Servizio Sanitario Regionale per i contratti di lavoro autonomo, quindi non gettonisti e collegati alle cooperative, per i professionisti appunto medici e personale infermieristico nelle aziende sanitarie e ospedaliere, e il personale infermieristico relativamente agli anni 2018 e 2023 si rappresenta di seguito i dati delle aziende. C'è una tabellina. Nel 2018 l'ASL Umbria 1, la 2, l'azienda ospedaliera di Perugia e quella di Terni hanno speso 358.000 euro per questo tipo di contratti. Nel 2019 sempre le due ASL più le due aziende hanno speso 273.000, nel 2020 3.683.000, nel 2021 6.759.000, nel 2022 3.446.000, nel 2023 2.390.000. Evidentemente questa crescita esponenziale è legata al fatto dell'emergenza pandemica, su questo non c'è dubbio, perché è quanto successo a livello nazionale. È altrettanto vero che le difficoltà durante la pandemia di fare concorsi erano evidenti sotto la luce di tutti quanti. Peraltro il numero chiuso, i test d'accesso non hanno assolutamente aiutato, anzi hanno limitato molto quella che è la possibilità di avere nuovi medici, tant'è che si è dovuti ricorrere a che cosa? All'inserimento all'interno dei reparti degli specializzandi che prima nel 2019 arrivavano in reparto nell'ultimo anno, quindi al quinto anno di specialità. Col decreto Calabria siamo riusciti a inserirli dal terzo anno in reparto e adesso sembrerebbe che il Ministero abbia intenzione fortunatamente di inserirli dal primo anno, ma la soluzione non è questa evidentemente. La soluzione è togliere il numero chiuso e fare una selezione naturale nel biennio di medicina e comunque sia in un biennio che possa essere condiviso fra tutte quante le attività, fra biologi, farmacisti, medici, eccetera. Alla data del 1 gennaio 2024, inoltre, ciascuna delle quattro aziende sanitarie regionali risultano attivi i seguenti contratti. Nell'ASL Umbria 1 sono 14, nell'ASL Umbria 2 sono 21, nell'azienda ospedaliera di Perugia nemmeno uno, nell'azienda ospedaliera di Terni 6. Con riferimento al costo dei contratti sopra riportato, si precisa che i relativi importi sono imputati nei bilanci delle aziende sanitarie regionali alla voce personale esterno con contratto di diritto privato area sanitaria, che affluisce nello schema di conto economico tra i costi della produzione e i punti B2, acquisto di servizi sanitari, consulenza e collaborazione interinale, altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitario. Tali costi, pur se non imputati direttamente al punto B6, costi del personale del conto economico, secondo le istruzioni operative del MEF, debbono essere comunque ricondotti a spese per il personale e come tali hanno contribuito per ciascuna annualità a determinare l'ammontare complessivo oggetto di verifica dal tavolo adempimenti LEA in ordine ai limiti di spesa del personale, quindi hanno fatto parte di quello che è il tetto del personale. Il sensibile incremento della spesa di contratti in argomento, in particolare con riferimento agli anni 2020, 2021 e 2022,
e da imputare al ricorso di tali strumenti contrattuali a tal fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dell'emergenza pandemica, in particolare l'utilizzo di tale strumento emergenziale di reclutamento è da riferire alle previsioni del DL 18-2020. Articolo 2 bis, misure straordinarie per l'assunzione di specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, che ha consentito all'azienda del Servizio Sanitario Nazionale di avvalersene per il perdurare dello stato di emergenza, anche in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001. Da ultimo, preme puntualizzare che gli incarichi di lavoro autonomo delle aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno conferito, negli anni considerati, al di fuori del perimetro dell'emergenza Covid, di cui sopra si è specificata la normativa derogatoria, sono stati attribuiti in ottemperanza alle previsioni normative in materia e in particolare all'esito delle prescritte procedure selettive. Si conferma altresì che il costo di tali contratti ha contribuito a determinare l'aggregato costo del personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa contemplati nella vigente legislazione. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere De Luca per la replica. Ci sono volute 3 interrogazioni per avere questi dati a fronte di una interpretazione totalmente arbitraria del termine gettonista. Perché le definizioni che sono scritte, diciamo, ovunque, in alcun modo si fa riferimento a cooperative. Quindi ci troviamo di fronte alla plastica, dimostrazione di come non si vogliano, all'interno di questa regione, ci sia una totale assenza di trasparenza. Ora, è evidente, Assessore, che mi ritengo soddisfatto della risposta, nella misura in cui, voglio dire, sono emersi questi dati. Le dico, non mi ritengo soddisfatto delle valutazioni e le spiego il perché. È evidente che se noi facciamo la comparazione col 2020, il 2020 e il 2021 erano gli anni del Covid, ma se noi facciamo la comparazione fra il 2023 e il 2019 ci troviamo con una spesa che nei fatti è decuplicata e quindi è rimasto in maniera strutturale il ricorso a questo tipo di, diciamo, collaborazioni. E sono collaborazioni che nei fatti, se andiamo a vedere, sono totalmente, il ricorso a queste collaborazioni è del tutto eterogeneo. Abbiamo aziende ospedaliere come l'azienda ospedaliera di Perugia, lei ha parlato di 0 persone, poi approfondiremo in tal senso, ma è chiaro che la ASL Umbria 2, se andiamo a vedere i dati, ripeto che sono nel giudizio di verifica della Corte dei Conti, ne aveva 112. Allora c'è un problema strutturale che va affrontato in questa realtà, no? Quindi se nella ASL Umbria 2 c'è questa situazione, l'abbiamo potuta riscontrare, diciamo, visivamente. Bisogna capire qual è la ragione. A maggior ragione, concludo Presidente, se non c'è la motivazione del tetto di spesa per il personale, perché a quel punto è chiaro che noi utilizziamo risorse che sono ben superiori rispetto a quelle che potrebbero essere adottate, facendo ricorso invece a, voglio dire, persone stabilizzate, oltretutto con una prospettiva ben diversa anche in termini di orizzonti, diciamo, di lavoro e di garanzie anche per le nostre strutture sanitarie. Quindi io su questo credo che dovremmo approfondire perché è di assoluta, diciamo, preminenza. Grazie.